Come tanti di voi sapranno, Iga compie un anno. Auguri! Va bene, allora ci poteva essere un bel regalo da parte di Iga per quest'anno, e invece no, niente, non hanno fatto nulla, non hanno tirato fuori un'offerta, un'offertona, anche per pochi giorni, insomma, potevano farlo, e invece niente. Niente di tutto ciò, Iliad non ci regala niente, vabbè, ci ha già regalato, diciamo, tanto, ha già dato una ridimensionata a tutte queste tariffe che c'erano prima, prezzi esagerati, gli ha dato un bel calo. Io penso che meno di questo, insomma, non ci saranno più delle tariffe basse, che potranno andare ancora più sotto di queste qui. Naturalmente andranno sempre più in alto perché poi offriranno anche molto di più, però per la felicità di tutti gli altri, tutte le altre persone che sono tornate sfruttando Iliad, perché l'avete sfruttato, cosa avete fatto? Siete passati a Iliad, avete fatto no? Passeggino, io vado da Iliad, poi dopo ricevo la mail dell'operatore TIM, Wind, Vodafone, insomma, tra quello che è, chiamata Winback, mi fanno la loro mega offerta e io ci ritorno, quindi, e rimango felice e contento di questo. Bene, è andata bene per quest'anno, magari sfruttando questa occasione, però purtroppo per alcune persone che hanno certe tariffe arriva la rimodulazione. Eh sì, beh, lo sapevate di già, lo sapevate già, insomma, il meccanismo degli operatori fisici, di questi operatori, lo sapete che fanno questa cosa qui, arriva non su tutte le tariffe, sono su alcune tariffe, ci saranno delle rimodulazioni. TIM Wind sono su 1,99 euro e la 3 invece saranno 3 euro. Verso tra un paio di settimane, quindi dalla prima settimana, quindi verso il 6-15 di giugno, dovrebbe arrivare la comunicazione di questa rimodulazione. Invece Vodafone arriveranno verso metà luglio, anche lì siamo su 1,99 euro. Vabbè, ci sarà sempre la comunicazione dei 30 giorni per poter cambiare l'operatore senza costi aggiuntivi, quindi senza penali. Però adesso le tariffe che c'erano prima non ci sono più, quei 5,99 di Iliad non ci sono più, ci sono ancora quelle da 6,99, vi ricordate, nei video precedenti vi ho fatto vedere anche dove lo potete trovare, questo da 7,99, però insomma dai, non c'è problema, si può sempre rimediare all'errore. Scherzo, logicamente, perché molti di voi magari sì, hanno fatto la portabilità con Iliad, però si sono trovati anche di fronte a una realtà ancora acerba, dove magari non riusciva, non si riesce a connettere, insomma, si ha qualche problemi proprio con la telefonia. Quindi molte persone sono dovute tornare col vecchio operatore proprio per questa problematica. Prima il problema del 3G, il 4G, non si ricevevano le telefonate, si chiudevano le connessioni che cadevano. Quindi posso capire, naturalmente per queste esigenze uno non può rimanere con quel gestore se non funziona. Però vabbè, adesso vedrete un po', anzi lasciatemi nei commenti se vi dovesse capitare quale tipo di rimodulazione, quindi con quale offerta avete, quale tariffa, piano tarifario avete, lasciate nei commenti così magari ci diamo un'occhiata e ne parleremo anche di questa cosa qui. Poi, oltre alla problematica, quella del 3G, 4G, insomma, connessione, eccetera, 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 da un mese a questa parte c'è stato anche un problema con lo spot di Iliad e vi faccio vedere questa cosa giusto perché se vedete quindi nella vostra area personale, sotto i miei servizi, c'è questa scritta qui dove in poche parole dice e avvisa il proprio cliente che ci sono dei problemi con lo spot, cioè se voi offrite lo spot a un vostro amico o a un'altra persona, vi potrebbe succedere questo, cioè in poche parole qui non
Non si capisce bene il perché con tutta questa cavolo di tecnologia che c'è, ma sembrerebbe che la persona a cui date la connessione con il vostro cellulare potrebbe entrare nella vostra area personale. Cioè, Iliad non distingue i due cellulari, quindi chi sono, chi è realmente la persona nell'area personale. Quindi vi potrebbe capitare, quindi fate attenzione. Che io do la connessione a mio amico, questo mio amico va magari su idiot.it tramite il cellulare con la mia connessione, va dentro l'area personale, magari ci sono segnate e memorizzate anche i dati già memorizzati, e riuscirebbe ad entrare all'interno. Quindi qui l'avviso di Iliad è fate attenzione, date la connessione magari a persone fidate e quando potete, insomma, staccate immediatamente questa cosa. Altre cose, nulla. La possibilità di poter passare a un'offerta diversa da quella che abbiamo non c'è, non ci sarà, boh, mai. Qui almeno non si vede nulla. Ed è una cosa, diciamo, la pecca, secondo me, la pecca più grossa di Iliad, perché anche le persone, insomma, Iliad guadagnerebbe anche di più. Cioè, io se ho da 5,99 ho bisogno. Di più gigabyte, come devo fare per far sì di rimanere con Iliad per usufruire di un'offerta più alta, magari con più gigabyte? E questo, anche questa cosa qui, io non capisco perché non la fanno, non lo so. Boh, è un controsenso, però vabbè, avranno le loro motivazioni. Poi niente, altre cose, altre novità non ce ne sono, perché più che altro queste winback, quindi queste. Offerte di torna con noi dagli altri operatori, TIM, Vodafone 3, insomma, questi Wind così sono sempre di meno, quindi si sì, stanno stoppando anche loro, le stanno togliendo. E altre offerte invece c'è questa qui che è della Coop Voce, uscita da pochissimo, chiama tutti Enjoy con 7,50 euro, 10 GB, 1000 minuti e 1000 SMS. Anche questa qui è una tariffa con scritto sotto per sempre. Dateci un'occhiata se vi può interessare. E poi niente, ci sono proroghe su proroghe di altri gestori virtuali tipo PosteMobile, così le loro creami wow, offerte così che invece di scadere le prolungano le date e basta. Nient'altro, io direi che va bene, mi fermo qui, questa è un po' la situazione. Un grazie a Iliad sicuramente va, innanzitutto buon compleanno a Iliad, quindi un anno, compie un anno di vita, questo operatore che ha dato un po' una mazzata a tanti altri, ha fatto calare tantissimo le tariffe, quindi anche tutte le altre persone che non sono con Iliad dovranno ringraziarlo sicuramente, perché prima pagavate il doppio di quello che pagate magari adesso, e grazie a Iliad. E basta, tutto qui, io vi saluto, lasciate i commenti, quello che vi pare, lasciate sempre le vostre opinioni, noi ci vediamo al prossimo video, un saluto da Teto, ciao ciao e mi raccomando, il solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ragazzi.